Ciao amici, benvenuti o bentornati. Io sono Tiziana e sono una cantante lirica. Il video di oggi è un video un pochino particolare. Analizziamo gli elementi che costituiscono un'opera. So che le cose che sto dicendo ad alcuni, soprattutto agli intenditori o comunque chi conosce meglio il mondo dell'opera, sembrano di uno scontato pazzesco. Però, come vi dicevo prima, non è scontato il fatto che tutti conoscano queste cose. All'inizio dell'opera, oltre ad avere dei cenni storici, un contesto storico, personaggi, indice e tutto, troveremo anche il libretto che riassume a livello trama i vari atti. Per caso della ricordi, lo troviamo in inglese, in tedesco, in francese, in italiano. Abbiamo l'elenco dei personaggi. Adesso, questo è giusto per curiosità, abbiamo anche l'organico dell'orchestra. Significa tu. Gli strumenti che noi, comunque che Rossini, nel caso del Barbiere di Siviglia, composto da Rossini, tutti gli elementi d'orchestra che voleva Rossini per la rappresentazione del suo Barbiere di Siviglia. In questo caso sono due ottavini, due flauti, due oboi, il secondo oboe per la sola sinfonia, due clarinetti, due fagotti, due corni, eccetera, eccetera. L'elenco degli strumenti dell'organico abbiamo l'indice dei pezzi. Parliamo dei pezzi che costituiscono un'opera lirica. Possiamo avere un'opera lirica a numeri aperti o a numeri chiusi. Le più comuni sono quelle a numeri chiusi. Cosa significa avere i numeri chiusi in un'opera? Un'aria che inizia, finisce. Ed è riconoscibilissimo l'inizio e la fine. Le classiche opere dove il pubblico applaude perché scoppia l'applauso, perché c'è quella tempistica tale da consentire l'interruzione dello svolgimento dell'azione e quindi consentire un applauso. Ma ci sono anche opere che hanno arie aperte, quindi arie che non consentono effettivamente l'interruzione al termine, ma che subito si accavallano ad altri pezzi assieme, per esempio, o duetti, terzetti. Quindi abbiamo opere liriche a numeri chiusi o aperti. Sto cercando di dire più elementi possibili senza incasinarvi le idee. E cosa sono questi numeri? Troviamo l'opera divisa in arie, duetti, terzetti, quartetti, quintetti, sestetti, pezzi d'assieme con 10 elementi, cioè tutte le voci che troviamo all'interno dell'opera, tutte messe insieme. Oppure possiamo trovare un quartetto, doppio quartetto, che viene seguito insieme, per esempio nel Falstaff di Verdi abbiamo un quartetto femminile ed un quartetto maschile che avvengono contemporaneamente, però ognuno è un quartetto. Possiamo trovare anche delle parti solo strumentali, quindi solo orchestra, degli intermezzi, oltre all'ouverture che è la parte iniziale di un'opera. Oppure possiamo trovare dei pezzi per solo coro o delle arie con coro. Quindi praticamente possiamo trovare di tutto. E vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Un bacio grande e a presto!